solito turno infrasettimanale per l'asse consolerato che giovedì sarà di scena a Sala Consilina per riscattare la sconfitta subita contro il Giavello domenica scorsa. Una partita dedicata, siamo con il capitano Giulio Della Rosa, una partita dedicata in ottica salvezza contro un avversario che pur essendo matricola sin qui si sta comportando bene. Buonasera a tutti, sì, sicuramente sarà una bella sfida. Loro in questa giornata hanno dimostrato che comunque sono una squadra di buon valore e la classifica comunque dimostra che non, sicuramente non è una neopromossa da sottovalutare. Certamente per noi è una partita ancora più importante, dobbiamo andare là per avere il nostro punto di vittoria. Domenica scorsa, al di là dell'avversario che avete incontrato, avete avuto anche delle difficoltà, diciamo così, tra virgolette, per merito vostro, nel senso che comunque non eravate al meglio con diversi atleti. Quindi in questo frangente state facendo ancora più fatica anche sotto l'aspetto tattico, perché ci sono giocatrici che si devono spostare da prova a prova. Sì, hai ragione, arrivavo dalla settimana un po' sfortunata, in quanto ci siamo allenate in poche, abbiamo dovuto comunque spostare, come hai detto, una giocatrice in un ruolo non suo, quindi sicuramente ci siamo allenate in situazioni non idonee. Chiaramente non è una giustificazione, sicuro. Ora però siamo al completo e quindi sicuramente potremo lavorare meglio sulla squadra, meglio sulle situazioni di gioco e per prepararci e per arrivare alla partita di giovedì in maniera ottimale. Impegno infrasettimanale insolito per l'asse Tor Soverato che nel giorno dell'Immacolata affronterà la trasferta di Sala Consilina. Siamo con il presidente Matozzo. Allora, una partita importante in chiave salvezza dopo la sconfitta, tra virgolette, prevedibile contro la capolista Giavello. Ma io dico che nello sport di prevedibile non ci deve essere mai nulla, cioè semplicemente la consapevolezza di affrontare una squadra forte che sicuramente ha all'attivo 8 vittorie su 8 partite, quindi sicuramente è una squadra che va presa con le pinze, quindi credevo che le mie ragazze le affrontassero con una determinazione ancora più forte rispetto alle solite partite, cioè quando si incontra una squadra sulla carta potenzialmente più forte tecnicamente, agonisticamente, primi in classifica, bisogna raddoppiare gli sforzi per cercare di sopperire alle nostre carenze e agli infortuni con una prestazione positiva in maiuscola. Purtroppo credo che l'approccio alla partita sia stato affrontato con una già determinazione di vittima sacrificale, quindi un 3-0 già scontato, che poi di fatto non si è avvenuto, anche se resto solo dell'avviso che se non avessimo giocato formazione completa con le persone tutte allenate senza infortuni, io non ho visto una squadra ammazza campionato. Il Parma dell'anno scorso non è uguale al Giovedì. A proposito di infortuni, sappiamo che ci sono diverse atlete acciaccate, addirittura una che ha finito la stagione per un problema al ginocchio. E sappiamo che la società si sta muovendo sul mercato per cercare comunque di raddrizzare una situazione che sotto il profilo degli infortuni si è fatta un po' antipatica, Presidente. Ormai penso che lo sanno tutti, Xenia subirà l'intervento sul crociato, per cui si può dire addio al campionato, è finito per lei, ci dispiace, una cara ragazza, una brava giocatrice, una che aveva tanta voglia per la prima volta di giocare a titolare, di mettersi in evidenza e in luce, è stata sfortunata. Noi siamo vicini a Xeni, facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione, ma siamo già sul mercato per trovare un'altra centrale. Stiamo trattando ovviamente centrali che fanno all'obiettivo del nostro allenatore, cioè li chiamano, dicono attacco a 3, C2, io non ne capisco poco, però ci deve essere una centrale che sa giocare bene a muro per giocare insieme alla Rotonda e alla Valeria Diomedia e fare una coppia d'attacco vincente al centro. Poi se ci sono delle altre opportunità per rinforzare la squadra, la società sicuramente non si tirerà indietro perché vuole fare un campionato per una salvezza a questo punto lodevole, strizzando l'occhio a queste 5 squadre prime in classifica, perché ad oggi secondo me squadre fortissime di spessore non ce ne stanno. Del resto gli ultimi risultati la dicono lunga di quanto sia equilibrato anche nelle alte vie della classifica del campionato. Se poi si ha la fortuna di bloccare 3-4 risultati di fila, allora il gioco viene facile a tutti. Ma credetemi che oggi io posso dire che Giavello è una squadra fortissima, personalmente mi ha molto deluso come prestazione, pur vincendo 3-0, pur vincendo in maniera netta.
ma molto di questi punti li abbiamo fatti noi e li abbiamo concessi.